Bentornati a tutti e riprendiamo gli interventi con Federico che ci parla di come creare un API REST per tutti i gusti. Benvenuto. Grazie per l'incoraggiamento. Dunque, allora io sono Federico Franguelli, eh, sviluppatore Python C++ e tutto fare di Evo9, eh, di recente mi sono preso l'impegno e l'onere tra le altre cose di organizzare questo evento su Django insieme ad altri, ad altri amici, eh, se non avete un biglietto vi invito, vi invito ad acquistarlo, venite a parlare con me o i ragazzi che trovate al banchetto, abbiamo anche degli sconti per voi se avete perso l'early bird e eh, niente, se, spero di, di rivedervi ad Orvieto. Uh, quali sono gli obiettivi di, di questo talk? Chiaramente voglio mostrarvi come creare un, un API REST e proteggerla con Out 2. Tutto questo in Django. Uno dei requisiti di questo talk è quantomeno la conoscenza di Django. Quanti di voi sono a digiuno di Django completamente? Ok, cercherò eventualmente di spiegare. Eh, velocemente alcuni concetti. Prima voglio dirvi per, perché avete bisogno di sapere come creare un'API API REST. E protetta con Hot 2 in Django. Dunque, io vi introduco un'applicazione di fantasia neanche tanto, un time tracker per tracciare il tempo che un, che un utente impiega a fare una certa attività. Una volta, tanto tempo fa, lo sviluppatore si è messo dietro la scrivania, ha creato il suo bel progetto, ha scelto il suo strumento, ad esempio, Django, un singolo progetto scrive tutto il codice lì dentro, un deploy e più o meno la storia è questa, ora potreste, potreste non essere d'accordo, ma diciamo che siamo lì, è tutto a posto. Ma come cantava lui, i tempi cambiano e che succede? Che il web è cambiato, ci, ci vengono richieste interfacce complesse, più interattive, ci vengono richieste te, tempi di risposta, performance mostruose, interazioni impensabili prima. Perché i nostri utenti sono più svegli, sono più esigenti, sono, sono, sono più attenti ai dettagli. Inoltre, ci tocca di supportare una tonnellata di device diversi. E quindi, se prima dovevamo supportare due o tre browser, oggi dobbiamo supportare la, la matrice delle, delle, tra browser, device e applicazioni desktop. È esplosa. La matrice delle combinazioni è esplosa, quindi le nostre applicazioni, la, la singola applicazione Time Tracker, vediamo che comincia a dividersi e il backend lo mettiamo da una parte. Dall'altra ci mettiamo l'applicazione web, perché intanto le applicazioni JavaScript hanno preso, hanno preso il largo, hanno tutta una tool chain loro, strumenti per la build tutti esotici e particolari che i programmatori backend non sempre apprezzano. Senza contare il fatto che spesso volete avere la vostra applicazione disponibile su Android, iOS, per i più affezionati anche sul desktop, chiaramente supportando Linux, Windows e uh, OS X. Inoltre il web è diventato interconnesso. Ora sto un po' banalizzando, però se il vostro servizio parte ci sarà qualcuno che vuole i vostri dati, vuole i dati dei vostri utenti o voi stessi potreste voler offrire servizi aggiuntivi sul servizio. Principale. In questo caso teniamo sempre presente il time tracker. Quindi cosa avviene nel backend perché di questo oggi si parla. C'è un servizio, un servizio che espone un'API API eh, affidabile, un API REST. Quindi vi presento, la, la, parliamo dell'applicazione reale, il time tracker, che è il nostro, è il nostro caso d'esempio con cui eh, vi voglio mostrare la, 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 la facilità di, di, di eh, la, perdonate, vi voglio mostrare quanto è facile con Django, Django REST Framework e Django Out -Tool Toolkit fornire eh, un API REST nel, nel backend. Allora, immaginiamoci cosa, cosa ci va nella, nella user interface. Io ho buttato là un po' di cose: c'è cioè Gumbi, CSS perché mi sono stufato di Bootstrap, Ember.js perché Angular eh, ne ho piene le e jQuery. Comunque sia al di là delle librerie che usate sarà sempre un bordello scrivere la vostra applicazione front-end. Fatelo fare allo sviluppatore front-end, tanto ci è abituato. La, la ricetta del back-end invece è semplice, <ride> prendiamo Django, ci mettiamo sopra Django Rest Framework e poi spolveriamo, si dice, con Django Out Toolkit. L'applicazione la, Time Tracker... Eh, da cosa è costituita? Da due modelli, è estremamente semplice, il modello activity che definisce qual è l'attività, l'anagrafica delle vostre attività, la time entry, ci dice per quanto, da, da quando a quando un utente ha svolto una certa attività. Quali sono gli, gli endpoint che io voglio ottenere? Sono questi, e rispettano un po' quella che è la semantica REST di... Eh, stabilita, diciamo uno standard de facto più che altro. Quindi API Activities, GET e POST, la GET mi dà la lista delle attività, la POST mi consente di creare un'attività, API Activities più la, la Lookup ID, e voglio supportare chiaramente GET, PUT, PATCH e DELETE, e come vedete, dettaglio dell'attività. Dell aggiornare una singola, una singola attività oppure la possiamo cancellare API Tracks e API Tracks ID si comportano similmente quindi viaggio in drf in 5 minuti qual è il primo problema si i dati avete un'istanza di Django sapete che la vostra API dovrà tornare un json un xml yaml Dovete serializzare i dati in un qualcosa che sia poi traducibile facilmente in questi altri formati. In, grazie, in Python, solitamente serializzate i vostri dati in un dizionario, è la, è, la, è, la prima, è la prima scelta. Cercando di gestire quei tipi di dato che non hanno proprio una serializzazione eh, diretta, ad esempio, caso eh, classico, il dei time Field. Ora, Rest Framework ci dà una classe serializer, la classe serializer si comporta come i formi di Django, vi dà una gerarchia di field, voi eh, create la classe, definite i field con il loro tipo, in più dovete solo creare il metodo restoreobject che ehm, dice come, dato una, una rappresentazione eh, in dizionario dell'istanza activity, eh, come si debba ricreare l'istanza vera e propria di, di attività, aggiornandola o creandone una nuova. Una volta che il serializer è in piedi, gli passate, codice sotto, gli passate un'istanza di activity o un query set e nella property data avete la serializzazione in dizionario. Questo è il primo punto. Per i, per i developer pigri ci sono i model serializer, ereditate da serializer model serializer, nel class meta specificate il modello e il gioco è fatto. Stesso risultato. Ok, andiamo alla parte un po' più complessa. Cosa devono fare gli endpoint? Le viste che gestiscono gli endpoint della vostra API devono rispettare la semantica REST di cui, eh, che abbiamo mostrato prima. Devono autenticare l'utente, devono controllare i permessi, a volte permessi a livello di oggetto devono gestire la, pag la paginazione e response request formatting perché noi se realizziamo in un dizionario poi è la vista che decide a seconda di, di alcune impostazioni se restituire un uh, JSON o piuttosto che un XML e se è in grado di fare il parsing da JSON a o da XML è un sacco di roba è un sacco di roba c'è REST framework quindi calmi e Partiamo dai settings. Anzitutto, Rust Framework ha, una, ha tantissimi settings che ci consentono di iniettare alcune delle, delle, eh, alcuni comportamenti all'interno del, del framework, come ad esempio la classe eh, che decide come una richiesta eh, verso i nostri endpoint verrà autenticata, quali permessi devono essere controllati, qual è... Il renderer di default o il parser di default è piuttosto semplice. E qual è l'implementazione dei nostri endpoint? Abbiamo, possi possiamo estendere da API View, una classe, una eh, class-based view che ci fornisce REST Framework che si occupa di eh, leggere i settings. Diciamo si occupa di lavorare i settings che abbiamo impostato prima. Per eh, mettere in piedi i meccanismi di autenticazione, cioè dei permessi e rendering e parsing della de, risposta richiesta, quello che noi dobbiamo fare è riempire, riempire i metodi get, post, put, delete, patch, con un po' di codice. E il codice è quello del serializzatore. Alla GET, io prendo, il, ad esempio, qui guardiamo la GET, prendo il query set che mi torna tutte le activity, lo passo al serializer con menu uguale true perché so che è, contiene più di un'attività. E ritorno un'istanza di response che è, una, è fornita anche questa da Django Rest Framework. Vra, la, la classe response di Django, con, il dato seriali, con la property data del, del serializzatore e è piuttosto semplice. Prendo la mia vista. La aggiungo agli URL Patterns e, e ho l'endpoint, il primo degli endpoint che qui vedevamo. Devo fare lo stesso lavoro per tutti e quattro gli endpoint e voi giustamente osserverete che c'è del codice qui che si ripete per tutti e quattro gli endpoint, che può essere generalizzato. Noi dobbiamo risparmiare tempo, e REST Framework ci aiuta in questo. Avete le generic class Based View, che sono in realtà non avete solo quelle. REST Framework vi dà una gerarchia di classe enorme, vi dà moltissimi mixing su cui costruire la vostra gerarchia di class Based View. Comunque qui questo è l'esempio più semplice, le, le generic class-based view eh, mi consentono di realizzare gli endpoint di cui prima, i quattro endpoint, con ha, meno della metà del, del codice. Queste sono 12 righe di codice e ho realizzato tutti e quattro gli endpoint. End Se siete molto molto pigri, c'è cioè un meccanismo in REST, in REST Framework, il meccanismo dei, dei view-set. Che eh, vi consente è un, è un meccanismo un po' magico. Voi avete questo, questo viewset, questo contenitore di viste eh, al quale passate il modello e lui conoscendo il modello genererà il serializzatore, genererà i metodi. Eh, che, I metodi eh, get-post-put patch-delete. E a quel punto questo contenitore in realtà non è proprio una vista. Lo dovete passare a, ad, una, ad una classe che si chiama router. Se andiamo a vedere l'implementazione di viewset vedre, non vedrete i metodi get, post, put e patch, ma, ma vedrete le azioni list, update, detail. È una classe che vi, vi espone la semantica rest, non i, non i metodi http che ci, che ci stanno dietro. È il router che mappa queste funzioni sulle, su, ai rispettivi metodi. E ecco, con, con poche righe di codice e includendo router rules nel URL patterns abbiamo tutti e quattro gli endpoint per la nostra applicazione Time Tracker. Bonus, Django REST Framework vi offre una built-in Browseable API. Spesso iniziate a scrivere l'API la, dite ma io la voglio testare, la testo con curl. Sì, è fighissimo, ma se c'è uno strumento che mi consente in maniera semplice anche di, fa di testare put, patch uh, e post, fidatevi che vi farà, vi farà comodo, la, la vediamo, vediamo se il server è avviato Questa è la, la, la built-in brosible API di, oh, ci ha messo un po', <ride> di REST Framework e addirittura c'è una vista API root che vi dice quali sono gli endpoint a disposizione se andiamo su activities qui avete la risposta che è la lista eh, delle, delle, delle attività che ho, ho censito andiamo sulle tracks chiaramente oh, ok ad esempio eh, API tracks è vuota e eh, qui avete un form dove volendo potete, posso, posso aggiungere una, ad esempio bus exercise qui la data va passata in, un, in, in, questo, in questo formato chiaramente nella vostra applicazione avete, mettete moment.js per aiutarvi in questo ingrato compito post e la post crea l'oggetto e vi fa vedere anche cosa abbiamo eh, scritto nel, nel, nel db cosa abbiamo mandato grazie chiaramente api tracks se aggiungiamo eh, aggiungiamo l'id 2 e andiamo nel dettaglio qui abbiamo sempre il nostro form che ci consente di, 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 di eh, modificare la richiesta Qui possiamo, possiamo scegliere i formati, attualmente sto supportando solo JSON. E questo è. è uno strumento utilissimo per, per testare al volo l'API che state scrivendo. Passiamo al prossimo problema. Abbiamo finito con DRF, adesso, grazie. Come si autenticano i vostri client al back end? E soprattutto se c'è un servizio... Le terze parti che vogliono i dati dei vostri utenti, come accede ai dati dei vostri utenti, quali sono i problemi, i problemi che ci troviamo ad affrontare, perché dobbiamo, dobbiamo trovare un sistema di autenticazione eh, affidabile, perché altrimenti richiamiamo in questi quattro punti e vi consiglio. Di leggere anche le, le slide che riporto in fondo è una panoramica di out 1 e out 2 di Aaron parecchi è, è illuminante comunque se volete se il vostro client deve autenticarsi al back end in, la prima cosa che pensate ok faccio inserire nome utente password all'utente però poi l'applicazione client se lo deve memorizzare e non solo un'applicazione che memorizza nome utente password ha pieno controllo dell'account utente, mentre magari io voglio dare accesso, non so, su Time Tracker Backend ti voglio dare accesso solo all'API all che gestisce le attività, non so perché, ma l'utente per revocare i permessi deve cambiare la sua password, è un po' invasiva come cosa, e soprattutto se l'applicazione viene compromessa, i dati dell'utente, password e non utente, sono, sono esposti. Chi c'è che risolve questo problema? C'è l'autorization framework out 2 e come funziona? Facciamo uno use case, scusate, crea, creiamo uno use case reale. L'ipotetica applicazione di streaming audio, di streaming audio Songify vuole parlare col nostro time tracker per tracciare, così da dare la, la possibilità agli utenti di tracciare su time tracker la loro attività di ascolto. Questo è molto bello. Cosa dobbiamo fare però noi in Time Tracker? Anzitutto, vediamo prima come funziona OAuth 2. Eh, vi introduco quelli che sono gli attori. Questi sono i nomi che, viene usata, che vengono scusate, utilizzati nella specifica e ve li, ve li riporto, <ride> ve li traduco nel, eh, nell'attore corrispettivo al, al caso d'uso che stiamo analizzando. Il resource owner è il vostro utente. Il resource server è l'API Time Tracker. L'Authorization Server, in questo caso, è sempre l'applicazione Time Tracker, back-end, e il client è l'applicazione Songify. Gli step. Ora, Out 2 è, è enorme. Io analizzo quello che è uno dei, dei flow di autenticazione più diffusi, che si chiama Authorization Code Grant. E questi sono gli step riportati nella specifica. Cercherò di tradurli... Riportandoli sempre al caso d'uso del Time Tracker. Il primo dice i, i client si registrano nell'Authorization Server e l'Authorization Server fornisce al client una, una coppia di chiavi, client ID e client secret. Di fatto, la so, eh, uno sviluppatore di Songify va eh, in un'interfaccia messa a disposizione da time tracker, eh, dal Time Tracker Backend e immette i dati della sua applicazione, banalmente con una form. Registra non so se l'avete mai fatto su twitter e vi vengono dati indietro client id e client secret questo è molto bello e questo succede in un primo momento poi ci passa al, al, al reale utilizzo del da parte, parte dell'utente l'utente apre soundify app e nel client solitamente trova un pulsante connettiti a time tracker ok è il momento è il secondo step e quando il client, la Songify app, al click dell'utente, ridireziona questo verso il resource owner, verso il Time Tracker backend. E, scusate, eh, la Songify app ridireziona l'utente verso l'authorization server, attraverso il browser o comunque uno user agent eh, disponibile nel, nel, nel sistema. Che significa? L'utente clicca, viene ridirezionato su Time Tracker API. E a quel punto, Time Tracker API, grazie a questo URL, espone all'utente sia il, il form di autenticazione, l'utente se non è già loggato fa login, e poi un form di autorizzazione. Vi sarà capitato di vedere questo form, autorizzi l'applicazione tali e tali ad accedere al tuo account, con una lista dei permessi richiesti. A volte questa lista è anche selezionabile, cioè potete decidere se, quali permessi concedere a quell'applicazione. Non sempre, ma a volte è possibile l'utente autorizza, l'authorization server fa il redirect eh, o comunque ri rispedisce l'utente indietro con un authorization code. Questo redirect è specificato dal client, da Songify App in fase di registrazione. È un redirect noto dove il client si aspetta eh, di, grazie, di, eh, di dover estrarre il codice di autorizzazione dal fragment nell'URL. Ora lo vediamo poi con un caso reale. Questo authorization code viene utilizzato dalla Songify app per scambiare un token. Il token a quel punto si usa per autenticare le richieste. E qui si chiude il giro. Spero poi di essere stato chiaro perché mi rendo conto che non è, è diversa roba da. è complesso comunque, diversa roba da digerire. Come lo facciamo in Django, come lo facciamo in, tentra, in Time Tracker Backend. Con questo software, Django Out Toolkit, supporta Django 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, Python 2 Python 3 e per l'implementazione della specifica si basa su Outlib, perché comunque la, la specifica è enorme, farlo da soli è, è, un, è, un, è un problema anche per essere compiant. C'è questo pacchetto che tra l'altro è stato anche dalle maggiori distribuzioni, spesso lo trovate già installato, eh, diciamo è, è affidabile. Come si integra in Django? Così, lo aggiungete alle ed app e aggiungete gli URL all'URL pattern. Come creiamo un endpoint protetto? Questo è un endpoint generico, ancora non c'è l'integrazione con il REST Framework. Importo quel, quella, quella class-based view, ma avete a disposizione anche dei mixing se volete. Quello è il mio endpoint. A questo punto, l'endpoint è protetto, ogni richiesta andrà a fare il check sull'authorization header. Se è presente il Bearer token e se è valido. Batterie incluse vi fornisce già tutte quelle viste per la registrazione da parte del developer della sua applicazione e la, la form view per l'autorizzazione dell'utente. Si integra con DRF così, l'integrazione è trasparente. Prendete i settings di DRF, cambiate la classe di autenticazione e è finita. Non dovete fare altro. Testiamolo. Ce l'ho 5-2 minuti per, per fare il test: 3 minuti. 3 minuti, 3 minuti ce la dovrei fare. Ora non entro nel dettaglio del, um, degli endpoint eh, o out 2, però, diciamo che questo qui è il, è il secondo step: è l'endpoint a cui viene direzionato l'utente quando dall'applicazione seleziona Connect to Time Tracker. Prendiamo questo. aiuto prima faccio il logout dal servizio se no sono stato ridirezionato sulla mia applicazione time tracker Backend e chiaramente vi dicevo mi viene prima chiesto il login a sto punto oh perfetto fantastico questo era proprio non ho messo il client id dettagli dettagli della specifica importanti ok <ride> dopo il login vi, vi vi espone vi espone questo form l'utente è contento ma mi ha chiesto l'accesso in lettura e scrittura va bene autorizzo redirecturi nella scusate non nel fragment ma come parametro trovate l'authorization code che di default dura 60 secondi quindi dobbiamo essere eh, veloci questa seconda parte la fa la, la vostra la fa songify app in automatico però qui cerchiamo di farla velocemente da curl aiuto qua invio e mi ha ritornato questo json questo json è la risposta contenente l'access token la, la, la post lì sopra serve per cambiare per scambiare l'authorization code per un access token l'access token è questo qui lo prendo intanto me lo, me lo preparo qua. Però, prima vi faccio vedere come facciamo una, una richiesta non autenticata: Authentication credential, were not provided con il bearer token. E ottenete la lista dei cosa chiesto? delle activities. Bene, questo è. Piani futuri. Siccome Django Out Toolkit non è solo per. in origine non voleva essere solo per Out 2, forse un giorno conterrà anche il supporto ad Out1 ad OpenID Connector, del quale sinceramente ancora non ho neanche letto la specifica. E magari un supporto a storage NoSQL per, il discorso del, per lo storage proprio delle, delle chiavi, degli access token e dei Code Grant. Ci serve aiuto, quindi. <ride> Grazie. Grazie Federico. Siamo un po' a corto di tempo, quindi mi sa che per le domande dovrete trovare Federico nel, nei corridoi della conferenza. Sono, stato, sono andato lungo, sono andato. No, no, beh, preciso. Preciso, preciso ah, diciamo preciso. Vabbè. E riprendiamo tra qualche minuto con l'intervento di Roberto De Ioris. Grazie.